Salve ragazzi, io sono Pain Master e sicuramente avrete sentito parlare in questi giorni della polemica nata dopo che Martin Scorsese ha dichiarato che per lui i film della Marvel non sono cinema. Questa dichiarazione ha fatto nascere un putiferio perché tutti i fan della Marvel si sono messi ad attaccare in massa Scorsese, a dirgli che è invidioso perché i suoi film non fanno i soldi che fa la Marvel. A dirgli che dovrebbe stare zitto perché non ne capisce niente, un sacco di cose senza senso che bisognerebbe collegare il cervello alla bocca prima di dirle. In realtà la stessa identica polemica nacque già un po' di tempo fa, quando James Cameron disse più o meno la stessa cosa, disse che i film della Marvel non gli piacevano, era sempre su questo stesso tono, diciamo, e anche lì è stato attaccato in maniera becera da gente che diceva: "Ah, è solo invidioso perché Infinity War farà sicuramente più soldi di Avatar". Se ancora ai tempi non era uscito Endgame, mi pare, non era ancora stato battuto il suo record, la gente già gli additava il fatto che era invidioso perché il suo record si stava per frantumare, come se la cosa importante per valutare la bellezza di un film fosse quanti soldi fa al botteghino. Perché per i fan della Marvel nessuno ha il potere e il diritto di criticarli, sono inattaccabili, sono intoccabili, non puoi dire assolutamente niente contro quei film. Tant'è che neanche gli stessi attori che hanno preso parte a quei film hanno il permesso di dire qualcosa di negativo verso i loro confronti. Ad esempio, è stato attaccato di recente pure Mark Ruffalo perché è uscita la notizia che era molto scontento da come il suo personaggio stava uscendo fuori da Thor Ragnarok e aveva espresso il suo disappunto a Chris Hemsworth, l'attore di Thor, dicendogli che secondo lui in Thor Ragnarok stavano entrambi rovinando i loro rispettivi personaggi. E anche lui è stato attaccato con dichiarazioni come: "Ah, oh, non ne capisci niente, tu devi solo recitare e stare zitto, sei un povero imbecille" e cose di questo tono. Nessuno aveva una reale argomentazione. Nessun fanboy ha una reale argomentazione quando si mette a difendere la Marvel. In queste ultime ore ha rincarato la dose pure Francis Ford Coppola, che si è sbilanciato dicendo che Martin Scorsese è stato fin troppo buono durante le sue dichiarazioni e che invece quello che non ha detto Scorsese, ma che ha sentito il bisogno di esprimere Coppola, è stato che i film della Marvel per lui sono terribili e ovviamente anche lui sta subendo lo stesso tipo di critiche dallo stesso zoccolo duro di fan della Marvel, con lo stesso tipo di argomentazioni non esistenti del tipo: "Oh, sei solo invidioso!" Come se la persona che ha fatto Il Padrino, la persona che ha fatto uno dei film più influenti della storia del cinema, abbia qualcosa di cui dover essere invidioso. Certo, ha fatto anche Il Padrino 3, una delle uniche macchie sulla sua carriera, che non è che fosse un brutto film, è che non era quello che volevamo vedere, semplicemente trattava argomenti che avevano davvero troppo poco a che fare con la storia che la gente si aspettava di voler vedere, troppi complotti ecclesiastici che mettevano troppo in ombra la trama principale dei personaggi a cui eravamo già affezionati. Però chiusa questa parentesi, ma non è su questa affermazione, che poi può anche essere considerata esagerata perché soggettiva, e non è neanche sulle affermazioni di Cameron di diversi mesi fa che voglio soffermarmi. Voglio parlare proprio invece delle affermazioni iniziali di Martin Scorsese, cioè quella secondo cui i film della Marvel non sono cinema, ma sono invece più facilmente paragonabili a dei Luna Park. A queste affermazioni hanno risposto anche diverse persone. Ha risposto il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, dichiarandosi scontento del fatto che i suoi film venissero giudicati senza nemmeno essere stati visti, cosa che poi in realtà Scorsese probabilmente li ha anche visti per poter dichiarare quello che ha dichiarato, perché ha detto che sono più o meno tutti uguali, lo annoiano, ed è la verità, cavolo, alla fine, cioè, sono prodotti fatti in serie, sono divertimento omologato, sono finti, sono tutti la stessa cosa ripetuta più e più volte. Cioè, parliamoci chiaro, perché Ant-Man, nonostante fosse un film caruccio da guardare, non ha lasciato assolutamente niente allo spettatore? Perché è la stessa formula di tutti gli altri film. È praticamente la stessa trama di Iron Man 1. Cioè, il cattivo che ha la stessa tecnologia del buono, solo un pochettino migliore, si combattono per chi deve averla. Stessa identica cosa, che poi alla fine, mettendola un po' più sul generico, sono tutte così le trame dei film della Marvel. Il cattivo ha praticamente gli stessi poteri
nel caso del Doctor Strange, o le stesse tecnologie nel caso di Black Panther, del buono, e si sfidano su chi deve avere il diritto di averle. Cioè, è la stessa cosa ripetuta infinite volte. E il problema di tutto ciò è che non ti lascia niente. E parliamoci chiaro, cioè, James Gunn, tralasciando il fatto che non è che hai fatto tu tutti i film della Marvel, ti prendi tipo tutti i meriti tu come se fossi tu la figura di spicco del Cinematic Universe. Ma te lo dico io l'ho visto Guardiani della Galassia, l'ho visto al cinema, sono stato trascinato a vederlo. Ed è stato il film di supereroi peggiore che ho visto in assoluto. In sala c'era talmente cringe che si poteva tagliare col coltello, farlo a cubetti, infilarlo in bastoncini e venderlo come un nuovo snack. Alcuni giornalisti poi, per fomentare un po' la notizia, per cercare un po' di far litigare queste star tra di loro, hanno anche chiesto una loro opinione a Robert Downey Jr. e a Samuel L. Jackson. E Robert Downey Jr. non si è sbilanciato, ha solo detto che secondo lui erano critiche prive di fondamento, mentre Samuel L. Jackson ha banalmente semplicemente dichiarato che è una cosa soggettiva e che anche i film di Scorsese non è che piacciono per forza a tutti. C'è gente a cui piacciono i film di Scorsese e c'è gente a cui piacciono i film della Marvel. Sia Robert Downey Jr. che Samuel L. Jackson hanno detto che è stupido dire che i film della Marvel non sono cinema, perché è come dire che l'acqua non è bagnata, sostanzialmente, perché sì, sono film, quindi li consideri come film. Banalmente la loro argomentazione è stata questa, cioè, sono film, sì, allora è cinema. Il fatto è che sì, non si è espresso al meglio. Diciamo che quello che intendeva è banalmente che i film della Marvel non sono artistici, non sono ricercati, non sono di alto livello. Quello era il senso di dire che forse sì, lui l'ha ampliata un po', perché tutto ciò che non è artistico e ricercato non lo considera cinema. Però alla fine sostanzialmente è questo quello che manca ai film della Marvel. Non c'è un messaggio, non c'è una filosofia, non c'è simbolismo, non ci sono più strati di lettura. Sono film divertenti che vai a vederti per passarti un po' di tempo a mente spenta, un po' come Fast and Furious alla fine, non è che solo i film della Marvel sono così. Ci sono diversi film d'azione principalmente che sono così, non sono cinema ricercato, non sono alto cinema, sono stati fatti proprio con lo scopo di essere quei film che guardi per spegnere un po' il cervello. Questo non significa che a uno non possono piacere. Però è assolutamente ridicolo difenderli a spada tratta come se si trattasse di chissà quale grande rivoluzione dell'esistenza umana. E so che già ci sarà qualche fan che penserà, ma in realtà un messaggio c'è! C'è Iron Man che ci ha insegnato il sacrificio, ci ha insegnato il mettersi in prima fila a discapito di se stessi, o anche nei Fast and Furious c'è Vin Diesel che ci insegna il significato di famiglia, tutte quelle boiate lì. Alla fine si tratta solo di caratterizzazione, anche spicciola, dei personaggi, non è una cosa che va confusa con una qualche lezione di morale. E anzi, tra tutti i commenti che ho letto in questo periodo, ce n'è uno che mi è rimasto impresso, che vi vorrei proporre e a cui vorrei rispondere. Una persona disse sotto un commento che ci si accanisce con la Marvel solo perché sono mini in costume che si picchiano e quindi è più facile attaccarli. Sono un bersaglio più semplice per poter dire no, sono filmetti per bambini tutti colorati e quindi è più facile dire che fanno schifo, no? E che se invece lo scontro tra Capitan America, Iron Man di Civil War fosse stato fatto da persone in abiti civili, il film e tutta la storia sarebbe vista sotto un'altra luce. Ma la verità è che no, non è assolutamente così. Perché Civil War, scusate il termine tecnico, fa schifo alla merda. Il problema di Civil War è il fatto che hanno appiattito quello che era il messaggio e quella che era la storia. Noi non stiamo dicendo i film della Marvel fanno schifo così solo per puntarci contro. Io potrei dirvi anche i film della DC fanno schifo, potrei dirvi benissimo Suicide Squad fa schifo. Ma per quale motivo, ad esempio, la battaglia che è stata proposta qui in questo esempio non ti lascia niente, non ti lascia nessun messaggio? Perché è stata ridotta a un Capitan America si picchia con Iron Man solo perché sono stati troppo stupidi per parlarsi e per chiarirsi, nonostante ci siano state numerose, proprio decine di occasioni per tutto il film. Bastava che si sedevano a un tavolo e dicevano no, guarda, dobbiamo chiacchierare, dobbiamo metterci bene d'accordo perché tu non stai capendo quello che ti dico e non mi vuoi ascoltare perché sei troppo preso dall'ego e sei troppo stupido. E finiva tutto lì.
E invece ci siamo dovuti anche sorbire i bambini in pigiama nel parcheggio che si tirano cuscinate, che la gente definisce miglior battaglia dei supereroi, non so con quali occhi l'hanno vista. E perché si dice i film della Marvel fanno schifo, non si dice la Marvel in generale? Perché fa schifo il film Civil War e il fumetto Civil War invece viene acclamato? Perché il messaggio del fumetto era molto più profondo, ti metteva a doverti confrontare con tutta quella tematica osservando tutti e due i punti di vista presentati circa allo stesso modo. In realtà forse ci veniva mostrato più prepotentemente il lato di Capitan America e ci veniva sottolineato un po' di più come avesse più ragione lui. Il messaggio di fondo era che era una battaglia di ideologie, non era una scazzottata dovuta a fraintendimenti, non era un litigio da serie TV degna di tre cuori in affitto. Era una battaglia di ideologie in cui nessuno dei due aveva completamente ragione, e ciò ha portato anche a numerosi danni collaterali, comportando anche delle vittime, ed è per questo che il finale anticlimatico di Civil War è stato anche pazzesco, perché ti faceva riflettere, come ti faceva riflettere come entrambe le squadre, tra virgolette, si vedevano nel giusto e quindi giustificavano ogni mezzo necessario per raggiungere quella che secondo loro era il modo giusto di gestire i supereroi, con in mezzo anche la questione: i supereroi dovrebbero essere controllati dal governo oppure no? Chi è che gli dà l'autorità? Chi è che controlla i controllori, come dicevano in Watchmen? E alla fine, che lo vogliate oppure no, era uno scontro di ideologie anche in Batman contro Superman, per questo non gli si è puntato il dito. Per questo non si dice, ah, la DC fa schifo quanto lo si dice alla Marvel. Perché quello che voi riducete a, oh, la battuta con Marta fa ridere perché è stupida, in realtà aveva tutto un altro strato di lettura che voi non vi siete mai voluti soffermare a leggere, perché siete abituati a questa roba qui, questa esposizione della trama da film della Marvel, in cui tutto è immediato e facile, è pieno di battutine, di luci fluorescenti e colorate, in modo che riusciate a capire bene o male l'andamento della trama, anche se la guardate con un occhio sì e con l'altro chiuso perché vi siete mezzi addormentati e il cervello vi è collassato. E alla fine il succo del discorso è che il paragone che ha fatto forse è stato sbagliato. Diciamo che, facendolo un po' più terra terra, i film della Marvel sono come fast food. E non c'è niente di male se vi piacciono. Anche a me piace andare a mangiare nei fast food. Però sapete benissimo anche voi com'è che viene chiamato il cibo dei fast food. E se qualcuno mi viene a dire, guarda che quella roba non dovresti mangiarla, fa schifo, ti fa male, gli dico, sì lo so, hai ragione. Bisogna anche essere consapevoli di ciò, bisogna accettarlo. E così come ogni tanto mi piace andare ai fast food, ogni tanto mi piace anche andare a mangiare qualcosa di più sostanzioso. E alla fine, in realtà, questo è anche un grande messaggio che ha cercato di darci anche Samuel L. Jackson. Perché sotto sotto, certo, non lo può dire pubblicamente perché ancora viene pagato dalla Disney, dalla Marvel, quindi se gli viene chiesto di difenderla, difende. Però anche lui, quando doveva fare la premiere di Glass, ha detto testuali parole: a una certa dovete anche passarci oltre a queste stronzate della Marvel, perché ci sono altre persone che fanno film, ci sono altri film che potete vedere. Non è che esistono solo i film della Marvel. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more, so when they need us, we could fight the battles. You have to get past the Avengers and Marvel shit at some point, okay? Other f***ing people make movies. Che purtroppo è una cosa che a molti fan della Marvel sta sfuggendo, a molti fan dell'MCU, che guardano solo quei film e non guardano nient'altro. Ed è un male perché c'è tanta roba valida che merita di essere vista al di fuori di tutti questi filmoni, questi blockbuster. Ogni tanto fa anche bene guardare un film col cervello acceso per poter cogliere ogni singolo particolare, per poter seguire la trama, collegare le cose senza che ti vengano spiegate, ti vengano sbattute in faccia in maniera sempliciotta. Anche perché, diciamocelo, alla fine questa è solo una fase. Si parla dell'MCU, l'ho visto elogiato da parecchi critici come se fosse questa grande rivoluzione del cinema, come se fosse qualcosa che ha davvero preso l'industria e l'ha capovolta completamente, l'ha stravolta. Ma non è così. È un periodo. Come in passato c'è stato il periodo dei western, è esattamente la stessa cosa. All'improvviso c'è stato il periodo in cui hanno fatto solo film western, e quindi al cinema vedi solo west, 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 west. Poi a una certa tutti collettivamente hanno detto: sapete cosa? Il West ci ha un po' stufati. E quindi si è andati oltre. Hanno smesso di farli perché non attiravano più.
e siamo passati alle fasi successive. Probabilmente, anzi sicuramente, la cosa accadrà anche con questi film di supereroi. Questa mania degli universi condivisi verrà accantonata e si passerà a quello che sarà il prossimo grande filone del cinema. I film di supereroi non scompariranno, sono sempre esistiti. Probabilmente quando la gente se ne stuferà, diminuiranno. Potrà volerci un anno, potranno volercene 10, ma fidatevi che prima o poi accadrà. E in quel momento dovrete sbatterci la testa per forza sul fatto che dovrete vedere anche altri film. Sono contento che molte persone stanno aprendo i loro orizzonti, le loro menti anche ad altro e si stanno rendendo conto di quanto le trame dei film dell'MCU siano spicciole, crescendo semplicemente, perché magari quando sei un po' più piccolino, sei fan di Iron Man, hai di più le fette di salame sugli occhi. Poi invece riguardandoti un film dell'MCU ti rendi conto di tutti quei piccoli difetti che, sommati tutti assieme, non li rendono dei gran film, li rendono mediocri. Quanti film del Marvel Cinematic Universe sono godibili anche a una seconda visione? No, sinceramente, non quando andate a vedere Endgame solo per farvi fare soldi e poi in realtà prenotate il biglietto, lo pagate e non entrate in sala. Davvero, quanti film dell'MCU avete rivisto più di una volta e vi è piaciuto come se fosse stata la prima volta? Io sono pronto a scommettere che sono davvero pochi. Personalmente, probabilmente i primi della prima fase, quindi Iron Man 1, Capitan America 1, Thor 1, anche Capitan America 2, forse è il prodotto migliore che è uscito dai film dell'MCU. Poi invece di quelli più recenti, sopravvive alla seconda visione probabilmente anche Doctor Strange. Ma al di là di questi titoli, non c'è nient'altro, e anzi sono contento di tutti i progetti collaterali che stanno nascendo e che sono nati in passato, perché francamente ho sempre amato di più le serie TV Netflix della Marvel rispetto ai film. Dal Marvel Cinematic Universe la cosa migliore che è uscita in assoluto è il filone Netflix. Daredevil, il Punitore e Iron Fist in primis. E anche la prima stagione di Jessica Jones e i primi tre quarti della prima stagione di Luke Cage mi sono piaciuti molto. Purtroppo Luke Cage si è perso sul finale. Però stiamo divagando. Quello che doveva essere il senso di questo discorso e il senso di tutto questo video, semplicemente, è che se siete fan del Marvel Cinematic Universe, quando viene apposta una critica adesso, non prendetela come se fosse un'offesa personale e imparate che oltre a quei film esiste altro, e non è un peccato capitale se vi piace vedere anche altro, perché forse sarà uno shock per voi, ma essere fan di quel filone specifico di film non vi obbliga a vedere solo quello e non vi preclude la possibilità di farvi piacere anche altri film. Magari potrebbero piacervi anche i film della DC, chi lo sa? Provate a guardarli un po' senza pregiudizi, accendendo un po' il cervello invece di ridere. Ah, Marta, provate a guardare Batman contro Superman un po' con il cervello acceso, stando attenti ad ogni dettaglio e capendo esattamente di che cosa parla quella storia, e capirete che tutte le critiche che gli sono state apposte erano fuffa e non stavano in piedi. Poi per carità potrete anche dirmi: no, l'ho rivisto di nuovo senza fette di salame sugli occhi, ascoltandolo bene mi ha fatto cacare comunque, e lo accetterò comunque. Però partite prima col pensiero che potete farvi piacere un film della DC e anche un film della Marvel senza che le due cose entrino in conflitto. Perché non c'è un conflitto, non ci sono schieramenti, non vi danno una medaglia al valore se siete il fan numero uno della Marvel che sputa sentenze su tutto il resto perché tutto il resto gli è inferiore. No, è solo un modo stupido di porsi. E ve lo dico per voi, lo dico davvero con la mano sul cuore, vi assicuro che guardare un film impegnato non può che farvi bene. Ogni tanto vi fa bene anche guardare questo genere di film, oltre al genere di film che posso etichettare come genere Fast and Furious, quelli che una volta che esci dalla sala non ti hanno lasciato assolutamente niente, se non quella perdita di un'oretta e mezza in cui ti sei svagato un po'. Quindi davvero ragazzi, davvero, il cinema non è solo Marvel, tenetelo sempre a mente. E beh, penso che per questo video possa anche essere tutto, quindi ditemi un po' voi qual è il vostro pensiero su questo argomento, ditemi un po' quello che ne pensate qui sotto nei commenti, potrebbe nascerci una discussione costruttiva che non può far altro che accrescere le nostre vedute. Quindi, beh, per questo video è tutto, come al solito, ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!